Questione tirocinanti, Abramo Customer Care e nuovo ospedale. Il governatore Occhiuto a Cosenza per presenziare all'incontro con i vertici dell'azienda Lutec che sta investendo in Calabria non si sottrae alle domande sui temi più attuali sulla scena calabrese. Del resto è reduce dall'incontro organizzato per affrontare il problema tirocinanti. Sì, è un problema gigantesco, però abbiamo avuto il sostegno del governo alle ipotesi che la regione ha prodotto nel mese di luglio e di agosto. Abbiamo individuato una serie di azioni che possono essere utili a prevedere una progressiva stabilizzazione o comunque uno progressivo svuotamento del bacino dei TIS, che vorrei ricordare un bacino che io ho ereditato. Anche sulla vicenda Abramo, Occhiuto è al lavoro. Sto lavorando più giorni alla settimana e spero che entro la fine del mese ci possa essere qualche notizia positiva per questi 1000 lavoratori. Anche questa è una vertenza di straordinaria importanza, molto complicata da risolvere, però stiamo lavorando con grande determinazione insieme al governo e insieme a imprese di primaria importanza per assicurare che questi lavoratori possano continuare la loro esperienza senza alcuna interruzione nel loro rapporto di lavoro. Da commissario alla salute rivendica quanto fatto per gli ospedali finora non realizzati e il prossimo step è quello dell'ospedale di Cosenza. Sull'ospedale di Cosenza ho parlato col direttore generale dell'INAIL, che è persona che conosco da tanti anni. Stiamo lavorando perché si definisca la progettazione del nuovo ospedale di Cosenza. Il mio auspicio è che possa concludersi nei prossimi mesi e che quindi all'area urbana di Cosenza possa essere dato un presidio ospedaliero moderno. Intanto vanno avanti anche i lavori di altri ospedali che io ho trovato solo sulla carta, come l'ospedale di Vibo, come l'ospedale della Sibaritide. Quindi sull'edilizia sanitaria credo che questo governo regionale abbia dimostrato di aver fatto in 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, quello che in 25 anni prima era rimasto soltanto appunto sulla carta.